Per il campionato d'eccellenza la capolista Montalto rifila 3 gol al malcapitato Roccella e rimane a più 4 dal Sersale Corsaro, quest'ultimo a Bovalino, grazie alla doppietta di Caturano e alla rete del solito Staglianò. Finisce in parità Palmese Rende, terza posizione per il Rende. Pari spettacolare del Guardavalle al Nicola Coscia contro un ostico Brancaleone. Questa la cronaca. Partono in attacco i ragazzi del nuovo tecnico Aita, che ha sostituito Ciccio Galati alla guida della squadra, e già al 22esimo passano in vantaggio su calcio di rigore concesso per un fallo di Criacco su Dorato. Alla battuta Criniti e palla che gonfia la rete. Sulle ali dell'entusiasmo i locali raddoppiano con Dorato, che approfitta della scivolata di Criacco e mette dentro con decisione. Nella ripresa la musica cambia ed è il Brancaleone a farsi pericoloso. Prima andava in rete, ma Vigile, il direttore di gara, annullava per fuorigioco. Al 23esimo era bravo Galletta a realizzare con questo preciso tiro il 2-1. Lo stesso Galletta era pronto ad instancare dopo che Fotti, con un gran tiro, mandava a sbattere il pallone sulla traversa. In finale di tempo, grande parata di Contino e Carlino, che salvano il risultato. Sentiamo le interviste di Francesco Ranieri ai due tecnici, Brando e Aita. Complimenti ai ragazzi perché hanno fatto un ottimo secondo tempo, ma non hanno demeritato neanche nel primo, perché sono stati gli episodi a condannarci, un rigore molto dubbio. E sul secondo gol una scivolata del mio centrale difensivo che purtroppo dovuta al campo magari umido, ai tacchetti non idonei per questo tipo di terreno di gioco. E nel primo tempo noi abbiamo rischiato poco, non abbiamo molto sofferto il guardavalle. Nel secondo tempo è uscito fuori il carattere, è uscito fuori un grande Brancaleone e credo che alla fine sia meritato questo pareggio. Questo campionato è che il Brancaleone... Cosa vuol dire da oggi, anche alla luce di questo risultato in trasferta, peraltro su un campo difficile come quello di Guardavalle? Il Brancaleone vuole raggiungere al più presto la salvezza e questa salvezza è stata un po', diciamo, minata da un risultato ribaltato in commissione disciplinare. Noi crediamo che sul campo potremo ottenere questo obiettivo. Ci crediamo fortemente perché è il nostro primo anno in questa massima categoria regionale e vogliamo rimanerci perché si è creato un bel movimento a Brancaleone come tifoseria, come aggregazione a questa squadra, e non si era mai visto tanto calore attorno a questa squadra e vogliamo centrare questo obiettivo sul campo. Il 2-0 si sa è un risultato sempre difficile anche quando si è in vantaggio. Oggi il suo guardavalle in qualche modo ha provato questa che potremmo definire un po' una legge del calcio, finendo per essere recuperata da un Brancaleone che comunque nel secondo tempo ha avuto una grandissima reazione. Sì. Io avevo detto ai ragazzi nello spogliatoio che il 2-0 non vuol dire niente. Ci dà, è chiaro, una certa tranquillità nel cercare di gestire la partita, però sapevamo anche che il secondo tempo il Brancaleone avrebbe dato il tutto per cercare di ribaltare il risultato, e ci è riuscito abbastanza bene, giocando bene, dove noi molto bene abbiamo commesso qualche errore nel staccarci un po' troppo tardi e in ritardo dietro in alcune circostanze, alcune volte rimanendo troppo forse dietro, e quindi abbiamo concesso loro il pareggio, che credo sia il risultato più giusto a questo punto. Ecco, questa è la sua partita d'esordio qui a Guardavalle. Come ha trovato la squadra, come ha trovato l'ambiente? No, devo dire che la squadra, tra l'altro, insomma, lo dimostra anche la classifica, cioè, la squadra è una buona squadra, ci sono dei problemi dovuti ad alcuni giocatori che sono andati via, perché cercheremo di rimpiazzarli e quindi non ci sono problemi. Ci sono tutti i presupposti per cercare, per fare bene, per lavorare, insomma. Qui ho trovato un ambiente, l'ambiente ideale, ho ritrovato qui alcuni valori che si erano persi nel calcio, e questo è importante. Quindi, grosso modo, tra quanto riusciremo a vedere il guardavalle di mister Aita al 100%?
Beh, ci vuole, sicuramente ci vuole un po' di tempo. Noi, questa è la prima settimana, che se vogliamo non è nemmeno una settimana completa, perché sono arrivato mercoledì, il tempo di cominciare a organizzarsi e tutto ce ne vuole. Però è chiaro che il momento in cui rimpiazzeremo questi giocatori che sono voluti andare via, lavorando un pochettino sul campo, avremo la possibilità di vedere una squadra, almeno mi auguro la squadra che voglio vedere io in campo. Ci vuole un po' di tempo, bisogna avere pazienza.